Origi, altro flop, contro il Monza solo passaggio riuscito in un'ora. Stop di petto a metà campo e appoggio facile facile con il destro per Brahim Diaz. Minuto 35 di Monza Milan, eccolo qui l'unico passaggio corretto di Origi in un'ora di gioco al Lu Power Stadium. Il resto degli appoggi? Tutti sbagliati. Un tacco improvvisato dentro l'area. Un controllo mancato, un paio di possibili invenzioni smorzate sul nascere. Il belga ha stabilito un record negativo, nessun giocatore con almeno 60 minuti in campo ha fatto peggio di lui. Reo di aver indovinato un solo passaggio su 4. L'unica nota stonata insieme al connazionale De Ketela era in una settimana in cui il Milan si è ripreso. Ha scacciato i fantasmi e ha vinto 3 partite. Origi è arrivato in estate da svincolato dopo diverse stagioni al Liverpool. Nel 2019 ha segnato 2 gol in semifinale e 1 in finale di Champions, vinta dai Reds battendo il Tottenham. Da lì un lungo calvario da cui non si è ancora ripreso. Fin qui ha segnato solo 2 reti in 21 partite tra campionato e coppe, il primo a Monza. Squillo e assist nel 4-1 di San Siro, l'ultimo nel KO contro il Sassuolo. Troppo poco per stregare i tifosi. Origi guadagna 4 milioni l'anno. Fin qui è stato più un costo che un giocatore decisivo. Ha giocato 6 partite da titolare su 21, poi ne ha saltate altre 8 per infortunio. Il tallone d'Achille da una vita. Ai tempi del Liverpool, soprattutto nelle ultime 2 stagioni. È stato costretto a dare forfè in diverse occasioni. Al Milan è arrivato da infortunato. Non ha preso parte alla preparazione estiva per i soliti problemi fisici. Pioli sta provando a recuperarlo. Ma fin qui non ha ottenuto risultati.